visitato con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla Sala San Francesco, dove qui i figli spirituali, i devoti che giungevano a San Giovanni Rotondo aspettavano Padre Pio, anche solo per guardarlo, anche solo per attendere il suo passaggio. Lui attraversava proprio questo corridoio e andava verso la cella numero 1, o al contrario, quando usciva, delle immagini, delle foto che spesso incrociamo e rivediamo Padre Pio che prende delle lettere, o qualcuno gli consegna delle lettere. Infatti queste lettere erano tante, numerose. Ad esempio padre Marcellino Iasenzaniro racconta che era accanto a Padre Pio un giorno mentre attraversava questa sala, e questa persona, passando Padre Pio, gli fece toccare la lettera, ecco, gli fece toccare la lettera anche sul saio, e lo sentì dire: ecco, basta che Padre Pio ha toccato i nostri affanni e le nostre paure, quello che era contenuto nella sua lettera. E padre Marcellino racconta che questa veramente era fede autentica, la gente si affidava a Padre Pio, alla sua grande intercessione e alla sua preghiera. Sulla cronistoria del convento, padre Ruggiero da Sant'Elia a Pianisi trascrive un episodio significativo a tal proposito, proprio perché un giorno si ritrovò con padre Pio che aveva tantissime lettere che gli erano state inviate. Padre Ruggero gli chiese: ma padre, ma lei come fa a prendere tutte queste lettere? Non avrà neanche il tempo di aprirle, altro che leggere. E padre Pio, mestamente, con una semplicità incredibile, indicò il suo cuore, dicendo: ecco, le vedi queste lettere? Mi passano tutte per il mio cuore. I guai di tutte queste persone li tengo tutti nel mio cuore, e da qui non vanno via.